Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Allora, mi scuso in anticipo perché questo video sarebbe dovuto uscire un paio di giorni fa, però diciamo che non ho avuto tempo questi giorni. E quindi oggi insieme a voi andrò a reagire a quella che è la Banned che ci accompagnerà dal 1 di ottobre fino al 17 di gennaio. Ma detto questo, spostiamoci sul sito della Konami e vediamo cos'è effettivamente successo. Allora, diciamo che mi hanno già spoilerato qualche carta, tra cui Teleport, il link dei bambini birichini e Barrage Zone. Spero ovviamente non siano le uniche a essere state toccate e che Max C non sia veramente tornato a 3 come dicevano. Anche se comunque, ok, il meme del Max C che deve tornare, però attualmente non può tornare, punto. Allora, andiamo a vedere le bandite, ma se non sbaglio dovrebbe esserci solo Barrage. E non capisco perché il sito è in francese, ma vabbè, dettagli, non mi frega. Allora, abbiamo Barrage. Vabbè, effettivamente non è che ci sia altro da dire, perché carta fortissima, si giocava perché faceva partire tutta la combo Zo. E poi il reparto Zo si giocava insieme a Tribri. Quindi, diciamo, è una hit a Tribri senza toccare effettivamente il mazzo. Poi, vabbè, le bandite basta. Abbiamo le limitate, Eva. Non ho idea di che carta sia. Ah, l'alieno. Raga, sincerissimo, non so dove si giocava. Non c'ho proprio la più minima idea. Ovviamente, se lo sapete, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Poi, andiamo avanti. Vediamo se ci sono altre limitate. Abbiamo questa. Vediamo che carta è. Ah, il Link Prankits. Ok, sì. Vabbè, questa dovrebbe essere l'unica carta che è stata toccata al mazzo. Se non sbaglio, vabbè. Mazzo di merda, mi faceva schifo, sono contento. Ovviamente se volete una motivazione migliore sul perché questa carta sia stata limitata, non sono il canale giusto. Andate dal Gravity, da Okram, dallo Slifer, da Gaming Tonight, anche dal TNT o da Toda, qualsiasi. Poi, allora, vediamo se ci sono altre limitate. Ah, Tenkyo ovviamente, tanto dovevano limitarlo, è penso uno dei pochi sercini generici, diciamo, che era ancora in circolazione a 3. Quindi adesso Tribri si trova pure due sercini in meno, bene. Vediamo se ce ne sono altre. Allora, niente. Ah, ok. E le sembre limitate sono un botto. Allora, abbiamo Nessie Danger. Ok, va bene, ma non è niente che mi interessa. Poi abbiamo... Ah, Joker, che stava a 1, lo rimettono a 2. Vabbè, mi sa che Konami vuole iniziare a spingere un po' pendolo, visto che ormai come mazzo non se lo incula più nessuno. Più che altro servirebbe Electromite, ma Konami sembra che è l'unica carta che non vuole ridare. Poi abbiamo... Ok, Teleport, che è stata rimessa a 2. Va bene. Diciamo che non me l'aspettavo, perché, passatemi il termine, è il sercino per gli psico. Ok, non è paragonabile a Rota o Tenki, però effettivamente è forte, ma vabbè. Sarà contento Virtual World. E poi vediamo l'ultima carta, che è quella rimessa a 3, è un altro pendolo, ovvero il mago doppia iride. Ah, bene. Torneremo a giocare tutti pendolo nel prossimo futuro. Allora, che dire, follettini e follettine. Se diceva Anaconda bandita, se diceva Dragoon bandita, se diceva Max C a 3 perché adesso c'è il cross out. Bene, non è successo. Sono contento perché c'è stato un periodo di tipo 3-4 giorni dove il valore di Max C, da quello comune a quello secret, era impennato del tipo del 500%. C'è chi ha rischiato e ha rischiato male. Grazie a Dio io non ho acquistato il terzo che mi mancava secret e sono felice così. Bene, sinceramente da sta banned non mi aspettavo altro, cioè... Alla fine è un meta vario, cioè 6.863 mazzi. L'unica cosa era Tribri, Zo che rompeva un po' il cazzo. I bambini birichini meritavano di essere levati di torno. Una hit a uno, due hit all'altro, e così, se sciano. A me vabbè. Per il resto, boh, niente di troppo eclatante. Forse mi aspettavo un Malicious a 3. Più che altro per i supporti di Hero. E che dire, follettini e follettine. La fusione è un palo bello grosso. Sarà, penso, molto complicato da gestire. Ma staremo a vedere con l'uscita di Bode. E va bene ragazzi, la mia risposta alla fine è un pollice all'insù. Cioè, è una banned un po' così, senza infami, senza lodi. Ce posso sta alla fine. Ma non serviva effettivamente. Ah, ovviamente credo che Anaconda non sia stata toccata per vendere il Dragoon 2.0, cioè il nuovo Destiny alla fine. E va bene, un bacione a tutti. In descrizione trovate tutti i miei social. E noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti.